Senti, si parlava appunto di social network, di coinvolgimento e di conversazione tra aziende e clienti e utenti. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda la geolocalizzazione, Sì. com'è la situazione al momento? Quali sono gli strumenti più utilizzati e quali invece potrebbero avere un potenziale per il futuro? Guarda, allora, strumenti, se parli di social network attualmente esistenti, quello più diffuso che, come tutti sanno, che sta crescendo e che le aziende stanno cominciando ad utilizzare in modo abbastanza, alcune aziende stanno cominciando ad utilizzare in modo abbastanza attivo è Foursquare, che a quanto pare ha vinto in questo momento questa prima battaglia con Facebook Place. In effetti qualcuno quando uscì Place diceva che sarebbe morto e invece a quanto pare invece Place ha dato una spinta, come scrissi in un mio post proprio all'uscita di Place, che sarebbe stato un iniettore veramente aggiuntivo della conoscenza dei sistemi di geolocalizzazione e il livello di ingaggio che dà sugli utenti Foursquare è decisamente più alto perché c'è un gioco, perché le persone preferiscono tra l'altro tenere, secondo me, separate le informazioni sul dove sto rispetto al condivido informazioni personali, quindi c'è anche questo fattore che ha spinto di più all'utilizzo di Foursquare che Place, anche perché Place fondamentalmente che dà all'utente in più rispetto a Foursquare. Nulla, su Foursquare perlomeno la gente si diverte, sblocca il badge, insomma, ha dei vantaggi, che siano giochi o meno, però insomma ha dei vantaggi. Hai in mente qualche esempio di azienda italiana, magari, che ha utilizzato questo sistema in maniera efficace? Beh, che sia efficace o meno, no, però uno mi è rimasto impresso ed è Trenitalia, insomma, in stazione che ti dice sblocca il badge, o scusa, sblocca, come lo chiamano, insomma, sblocca il, non so che, gli danno un codice per sbloccare una promozione, poi metti quel codice promozione, a me non ha mai funzionato, però è abbastanza, diciamo, presente. No, a parte gli scherzi, ci sono altre aziende che lo stanno utilizzando, vedi Coin con diciamo il check-in all'interno del negozio, lo sblocco della promo sui 5 euro, più altre realtà piccoline, però insomma, casi eclatanti italiani che, di utilizzo di Foursquare, non, almeno io non credo che ci siano così eclatanti. Di casi piccoli, di aziende piccole piuttosto che ristoranti o bar locali, ne ho visti anch'io parecchi, però comunque appunto si trattava sempre di offerte tipo il 10% piuttosto che un caffè gratis per il mayor del bar, eccetera. Però in quest'ottica si va a finire praticamente in quella che si potrebbe chiamare una specie di gamification, no? Del rapporto che c'è tra azienda e cliente, no? Anche lì ci sono esempi diversi, sia italiani che statunitensi soprattutto. Però tu che cosa ne pensi? Pensi che sia una soluzione che possa funzionare oppure è soltanto un complicarsi la vita dal punto di No, vista dell'azienda? sicuramente il livello cioè portare il rapporto col cliente a livello di gioco è sicuramente motivo di coinvolgimento da parte del cliente. Non so per quanto tempo questo modello possa resistere, cioè io credo che la gamification in alcuni casi possa essere motivo di sprint di un modello che sia un'applicazione più che diciamo un'azione di marketing, però non può, secondo me, resistere, cioè l'utente non può essere sempre incentivato dalla carota data sotto forma di gioco, questo è, cioè l'utente non è sempre udonto, questo Il succo, è il mio insomma. punto di vista, sì. Poi per carità, sicuramente la gamification sta portando vantaggi in tantissimi settori.
però insomma, secondo me non può resistere per sempre questa cosa. Cioè, c'è bisogno che le aziende, oltre a far giocare l'utente, lo coinvolgano con ecco, c'è una relazione un po' più costante con non solo se giochi, arrivi al premio e vinci. Cioè, questo è. Chiaro. Quindi praticamente si potrebbe dire che l'obiettivo sarebbe arrivare ad un vero e proprio social CRM. Sì, sicuramente io vengo da forse una delle prime esperienze in Italia di social CRM, ho visto un risultato abbastanza eclatante. Lavorai, diciamo, nelle prime versioni di Le Sai Tutte, che era il sistema di knowledge base di H3G, attualmente online, cioè, adesso non ci lavoro mai più da anni, non so a che punto sta. Però quel sistema portò un vantaggio non indifferente all'azienda perché coinvolse l'utente nella gestione del supporto agli altri utenti. Questa cosa, da una parte, portava il vantaggio dell'abbattimento dei costi e degli impatti sul contact center dell'azienda, allo stesso tempo coinvolgeva gli utenti perché guadagnavano punti attraverso l'aiuto ad altri utenti e quei punti potevano essere convertiti in ricariche più che premi. Allo stesso tempo l'azienda si è trovata una knowledge base di domande incredibili e soprattutto una serie di problematiche e soluzioni enormi generate da parte di utenti che erano ulteriormente fidelizzati. Quindi diciamo che i sistemi di social CRM hanno i loro vantaggi. Quello secondo me è stato uno dei primi casi italiani di progetti sviluppati in questo ambito. Poi altro, ripeto, non ne so tantissimo, questo è stato un progetto che mi ha dato questo tipo di esperienza che secondo me è positiva, però ripeto. Quindi fondamentalmente coinvolgimento del cliente utente nelle dinamiche dell'azienda. A proposito di questo, ti volevo chiedere che cosa ne pensi da una parte del crowdsourcing e dall'altra della co-creation? Credo che il crowdsourcing sia un modello che sicuramente sta portando allo sviluppo di progetti piuttosto interessanti e a modelli anche di business che hanno generato grossi casi di successo. C'è lo stesso iStock Photo, nato praticamente da un progetto di crowdsourcing di fotografie, e gli utenti erano attivamente, diciamo, avvantaggiati dal condividere fotografie e riempire questo grossissimo calderone perché guadagnavano dalla vendita delle fotografie. Ora, all'interno di ambiti aziendali, di sistemi di crowdsourcing che funzionano, non ho avuto grossissime esperienze. Ho avuto esperienza del progetto di crowdsourcing, per piccolo che sia, legato al progetto Cultura Digitale, però anche lì sono un po', tra virgolette, pessimista, nel senso che c'è bisogno di far evolvere la cultura degli utenti affinché i sistemi crowdsourcing possano funzionare. C'è sempre un tassello di che partecipo a fare a questo progetto se poi non ho un interesse diretto personale. Quindi i sistemi crowdsourcing secondo me funzionano fino a un certo punto. Di cosa ti stai occupando in questo periodo? Mi sto occupando di infrastrutture piuttosto grandi per dei clienti, banche, assicurazioni e grosse, diciamo, entità. Attualmente eseguo tutto quello che sono progetti di infrastrutture, disaster recovery e sistemi di business continuity. Tra l'altro, argomento abbastanza interessante, soprattutto in ambito enterprise, perché uno dei temi più caldi è appunto il rispetto degli SLA, più che la continuità del business. Di solito quando si fa una startup o i progetti un po' più piccoli, questi qui sono temi che non vengono toccati perché si pensa sempre che il tuo progetto sta piazzato su qualche hosting più che su qualche server dall'altra parte del mondo e qualcun altro lo pensa per te, però poi quello che c'è dietro in effetti è proprio questo, cioè ci stanno delle infrastrutture e delle architetture che devono garantire ai clienti continuità del business, continuità operativa, continuità e disponibilità del dato, delle informazioni e della struttura. Io questo progetto, cioè questi progetti, questo tipo di esperienza lo sto facendo
dell'azienda nella quale lavoro e seguo appunto tutto l'IT di questa società per garantire servizi per appunto banche, assicurazioni ed altro. Vedo, diciamo, delle mole di dati e dei numeri che nei progetti più piccolini che si seguono online non si vedono, parlo di tera e tera di dati, di banda, insomma, dei gigabit abbastanza ampi, quando qualcuno dice no, ma io dovrei implementare una 4 megabit. No, progetti di dimensioni che di solito non si vedono nella, diciamo, nelle medie imprese, questo. Chiaro, ultimissima domanda. Quali sono, ci sono idee, prospettive, progetti che hai in mente per il futuro da sviluppare? Guarda, ho un'idea di business che mi è nata quest'estate, ma ancora non devo ancora ragionarla bene. C'è un progetto che stiamo seguendo con Nicola, Francesco e Giuliano, che è un progetto di sistema di loyalty. Quello secondo me è veramente un sistema interessante, si chiama Ubi, scritto HOOBBEE, e poi seguo la startup migliore che ho fatto, insomma, adesso ha 11 mesi, tra un mese ne farò 12, farà un anno, e quella è la startup più bella in assoluto, Mattia, mio figlio. Immaginavo. Senti Fabio, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e di essere stato qui con noi oggi. Grazie Grazie a te, grazie a tutto il progetto intervistato, insomma, che sta dando veramente un bel messaggio e dei bei contenuti, a parte il mio. infinite e spero davvero che avremo modo di vederci presto, probabilmente alla Social Media Week. Ok, prossima settimana. Assolutamente. Ciao. Ciao.